Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. E dato che oggi è lunedì, benvenuti ad un nuovo tutorial. Quest'oggi andrete ad imparare un trucco di magia davvero carino che ho letto recentemente su questo libro qua. Su questo libro qua, Cartomagia semi-automatica di Danny D'Orditz, l'edizione italiana, perché è stato tradotto, mi pare, l'altro anno, due anni fa, non mi ricordo quando. E ve lo voglio portare. Chi ha già il libro forse già lo conosce, per chi non ce l'ha andate ad impararvi il tutorial oggi. Via la performance e poi ve lo insegno. Bene, dunque, questa potrebbe essere la performance. Abbiamo un mazzo di carte completamente mescolato. Si fa scegliere una carta allo spettatore che ci può dire stop o così, oppure la può prendere lui, da dove vuole. Scusate. La guarda e la ricorda, la possiamo guardare anche noi. Tanto la andremo a ritrovare in un modo molto, ma molto particolare. La carta, ovviamente il mazzo viene tagliato, la carta la si fa vedere per l'ultima volta, la si lascia in cima, in mezzo, si chiude il tutto e la si lascia là. Voglio fare una cosa. La prendo e la lascio qua. 4 di fiori. No? Una seconda possibilità me la dai? Sì, dai. Sette di quadri. No? Vabbè, ma in realtà l'abbiamo vista insieme prima, no? Era l'otto di cuore, l'otto di cuori mi pare, no? Beh, le prendo e rilancio. Nel mazzo, tanto non ci servono più, no? Ah, ma sono un pirla però. Sono pirla perché le lanciate di faccia. Infatti le ho lanciate di faccia. Vedete, no? Qui ce n'è una. E qui un'altra. Ok? Però l'ho lanciata esattamente qui. Facciamo scegliere lo spettatore quella che vuole. Per esempio il 7. Conto 7 da qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Capitiamo proprio qua. Ma ho lanciato il 4 esattamente qui. E non a caso. Perché se contiamo 4 da qua... 1, 2, 3, 4, scelgono sempre e solamente questa carta qua. Scusate, la carta dell'inizio non era l'otto di cuori, ma era l'otto di picche. Esattamente l'otto di picche. Beh, andiamo a imparare come si fa. Bene, benvenuti alla spiegazione del trucco di magia che avete appena visto. Allora, quello che vi servirà è andare a prendere due carte. Ovviamente, sì, oddio, di due valori molto differenti, quindi uno alto e uno basso. Ovviamente non servono che siano di differenti colori, questo non importa. E ovviamente una andrà in decima posizione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi 10 in decima posizione. E avete già capito, ovviamente in cima, o in fondo come volete, però in fondo come sarà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e lo mettete qui. Se no, ovviamente il 4, 1, 2, 3, prendete il 4 in quarta posizione. Quindi sarete così. Mazzo completamente a caso, 9 carte, 10 in decima, 3 carte, 4 in quarta, ok? E qui avete già capito forse come funziona il gioco, cioè è automatico da qua. Ovviamente non vi consiglio di fare un dribble facendo scegliere la carta perché si potrebbe vedere o questa, facendo un nastro, se lo fate bene come l'ho fatto io adesso, non si vede né la prima né l'ultima, però se abbiamo uno spettatore abbastanza... che ci rompe le palle e vuole fra le prime, spoileriamo questa, e se vuole fra le ultime spoileriamo questa, quindi io dico sempre di casomai fare un dribble a partire dal centro, quindi io parto proprio tagliando la porzione in cui c'è l'ultima e continuo così. Sicuramente ci dirà stop entro un certo punto, quindi dimmi stop, stop qui, ok, tac, gliela facciamo vedere, ok, per esempio l'asso di quadri, e qui avete già capito che se io taglio il mazzo e gli dico di disperderla e di ricompletare, la carta è esattamente finita fra i due numeri. E avete già capito qua come funzionano. Qua posso anche separare queste e dire scegli uno dei valori. Ovviamente questa qua è girata in faccia in basso. Se sceglie 4 è 1, 2, 3, 4 viene sempre fuori questa. Se sceglie 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 viene sempre fuori questa. E il gioco è fatto. Ve lo faccio rivedere con altre carte. Ma il meccanismo è molto semplice, raga, quindi... scegliamo per esempio stavolta il 9 e il 5, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, ah, raga, mi sono dimenticato di spiegarvi la parte più importante,
Quando poi, boh, ve la faccio vedere adesso. Dimmi stop, stop qua, tac. Guarda, ricordala. Sì, io non l'ho guardata, la lascio più o meno in mezzo, così. Qui, che non ve l'ho spiegato prima, potete far finta di prendere la carta e dire, secondo me la tua è il 9 di fiori, e dite le due carte che avete girato. Quindi, 9 di fiori. No? Ok, la lascio un attimo qua. Fammi pensare. 5 di cuori. No, nemmeno. Ah, ok, le lascio un attimo qua. Anzi, no, aspetta, le prendo e le butto. Facciamo così, le butto in mezzo al mare. Ah, ma no, ma sono un pirla, le ho lanciate di faccia. E qui create una cosa magica davvero figa. Perché effettivamente sono veramente girate di faccia. E già qui lo spettatore può morire. Scusate, prima mi sono dimenticato di dirvi questo, che era la parte, tra virgolette, anche più magica. Le avete girate e poi qui fate quel discorso là, no? Scegli che carta vuoi, a seconda di quella che sceglie. Facciamo caso 5. 1, 2, 3, 4, 5. Guarda, ho messo il 9 esattamente in questa posizione, perché se conti 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, viene sempre fuori questa. Carta era la tua? 4 di quadri? Esattamente, il 4 di quadri. Bene, questo era l'effetto di oggi, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale, condividetelo e fatelo sapere a tutti, porterò contenuti veramente più fighi prossimamente quando avrò anche una casa mia, una mia macchina fotografica, il dietro che voglio io e tutte queste cose qua che vi dico sempre in ogni video. Sto portando nuovi contenuti anche a proposito degli shorts che mi stanno facendo alzare un pochino il conoscimento del canale. E niente ragazzi, io vi lascio con un bacio ed un abbraccio e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial.